Ciao, benvenuti a Speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Climate Change Wars, le guerre del cambiamento climatico Mediterraneo 2050. In questo episodio parleremo della presenza di tracce di caos deterministico nella storia. Nell'uso comune, la parola caos significa uno stato di disordine, invece nella teoria del caos il termine afferma che un sistema dinamico deve avere le seguenti caratteristiche per essere classificato come caotico. 1. Deve essere sensibile alle condizioni iniziali, ossia variazioni infinitesime delle condizioni iniziali corrispondono a variazioni significative del comportamento a venire, generando una traiettoria futura completamente diversa. 2. Deve esibire la transitività topologica. È una proprietà che implica che il sistema evolverà nel tempo in modo che ogni data regione nel suo spazio delle fasi si sovrapporrà con qualsiasi altra regione data. Questo concetto di mescolamento corrisponde all'intuizione comune fornita ad esempio dalla dinamica caotica della miscela di due fluidi colorati. 3. Deve avere un insieme denso di orbite periodiche, ossia deve esistere un attrattore in cui ronzano le varie orbite che sono instabili e possono slittare in ogni momento nell'area dell'altro attrattore. C'è una bella conferenza che trovate praticamente nel link di questo episodio che vi invito a visionare se avete tempo e voglia. Continuiamo quindi a discutere in questo breve podcasting su questo tema. La bella conferenza divulgativa sul caos deterministico che vi invito a visionare è sicuramente la parte più affascinante, quella inerente alla divergenza, in cui si verifica un rapido e drastico cambiamento dello stato del mondo, tale da comportare enormi differenze tra come sarebbe potuto essere senza il cambiamento ed invece come è il contesto dopo che è avvenuta la divergenza, che poi non è più reversibile. Gli storici sono i soliti dividere gli archi temporali per date in funzione di eventi significativi che hanno determinato forti cambiamenti nel contesto storico. Storia umana è dominata da processi che appunto prima iniziano in sordina e poi detonano generando drastici cambiamenti. Le restaurazioni non hanno mai successo perché una volta che il contesto è mutato e quindi si è modificato in modo non reversibile, lo stato del mondo non è più, diciamo, ritrasformabile nella situazione precedente. La storia spesso si avvita in una serie di eventi che si rassomigliano tra loro, potremmo chiamarli quasi eventi cloni, ma allo stesso modo sono eventi anche molto diversi tra di loro. Vi sono differenze di tempo, di spazio, di soggetti, nonché differenze nelle cause locali che hanno fatto detonare un evento, ragione per cui gli storici dicono che la storia non si ripete mai. Resta tuttavia il fatto che se parliamo di guerre, che queste siano limitate, oppure mondiali, oppure siano confronti militari nell'epoca della nascita degli stati nazionali, sono sempre guerre che ronzano in orbite simili attorno ad un attrattore caotico guerrafondaico. Bella la parola guerrafondaica, rende particolarmente immediata la comprensione. Allora, sono tutti questi discorsi cervellotici che possono però schiarire rapidamente con un esempio di caos deterministico facilmente rintracciabile nel lungo periodo osservando la storia, ad esempio dell'Europa.
La situazione dell'impero romano rimase stabile fino al 395 d.C. Poi si ebbe a subentrare un cambiamento di contesto, ossia una transizione di fase. Vi fu infatti la divisione in impero romano d'Occidente e impero romano d'Oriente. Poi, nel 476 d.C., la divergenza ebbe ad ampliarsi. Vi fu infatti la caduta dell'impero romano d'Occidente, mentre l'impero romano d'Oriente riuscì a resistere alle invasioni barbariche. Drastici cambiamenti colsero l'Europa, che ebbe a perdere la pace romana, facendo dilagare un lungo periodo di guerre ed invasioni barbariche. Poi, nel 768 d.C., accaddero eventi che tesero a far rassomigliare alla Pax Romana, ma il contesto non poteva più essere identico a quando c'era l'impero romano, nonostante gli sforzi di Carlo Magno. Il passato non ritorna mai nell'identico modo, in quanto lo stato del mondo era cambiato e la fase storica non era più reversibile. Quindi, successivamente, si ebbe una nuova transizione di fase. Presero a detonare in Europa moltissime guerre tra popoli che prima erano stati pacificati dalla Pax Romana, la guerra dei 100 anni, nonché gli europei ebbero a combattere i popoli che erano una volta sotto l'impero bizantino, che poi non era altro che l'impero romano d'Oriente, nelle crociate. Poi le guerre continuarono nella fase di formazione degli stati nazionali, poi esplosero le guerre napoleoniche. Si aggiunge la prima guerra mondiale e poi la seconda guerra mondiale, guerre che ronzarono in orbite simili attorno ad un attrattore caotico guerrafondaico. L'orbita rimase relativamente ciclica con innumerevoli scontri armati, sino al 1947, data di una nuova transizione di fase, con la nascita prima del MEC, dell'Euratom, poi la CE, poi la UE. Gli europei, da quella data, dal 47, pare che almeno per adesso abbiano smesso di spararsi addosso. Si può dire che per certi versi siamo ritornati in una situazione di contesto che rassomiglia alla Pax Romana dell'Impero Romano, ma differisce dalla situazione iniziale dell'Impero Romano per il fatto che il Medio Oriente e il Nord Africa sono ancora su traiettorie diverse e in prospettiva ci resteranno. Un'orbita storica che rassomiglia all'epoca in cui Roma, non ancora espansa, non si curava di ciò che accadeva nella sponda del sud del Mediterraneo, tant'è che poi scoppiarono le guerre puniche. Da notare che dal 1947 al 1989 l'Europa con la NATO, ossia il braccio armato della CE, che poi divenne UE, rinforzato dagli USA e dal Canada, ebbero a reggere alle invasioni barbariche del Patto di Varsavia della Guerra Fredda, finendo per vincerla invece che perderla, l'evento clone dell'invasione del 476 d.C. Fuori dall'ombrello UE-NATO, in Jugoslavia, scoppiò una feroce guerra civile. Ebbero a comparire stati in sovrapposizione. Da una parte scannatoie e battaglie non troppo diverse dalla caduta dell'impero romano, mentre altrove c'era un contesto dove imperava la Pax dell'euro. Oggi le minacce all'Europa sono varie. 1. Un'espulsione dell'Italia e della Grecia dalla UE. 2. Nonché una mancata evoluzione della Confederazione Europea, attualmente fondata su politiche monetarie comuni di moneta unica, libera circolazione delle merci, uomini e capitali, libera concorrenza e assenza di aiuti di Stato, in una mancata trasformazione a una federazione europea, avente per obiettivo comune la difesa e la politica estera, ossia il conferimento degli eserciti, delle aviazioni, delle marine dei 27 Paesi membri in un'unica forza armata sostenuta da politiche fiscali degli Stati Uniti d'Europa, e la contestuale soppressione di tutti i 27 ministri degli esteri europei. Lo Stato sociale è già presente in Europa, nei vari stati nazionali, e declinato a seconda della storia di ogni paese, del suo sviluppo economico e delle sue tradizioni, per cui non ha senso invocare una social security europea,
come ebbe a sorgere negli Stati Uniti nel 1929 con il Social Security Act del 1935, dato che negli States non esisteva alcuno stato sociale minimo, né tantomeno gli italiani oggi hanno il diritto di chiedere ai tedeschi, ai polacchi, ai cechi e a quant'altri di pagare tasse federali per coprire i buchi rossi supermassivi della pubblica amministrazione italiana. 3. La bomba demografica africana da 2,4 miliardi di persone nel 2050 è un serio problema che si intreccerà inevitabilmente con i problemi del climate change in Africa. In futuro nel Mediterraneo la questione per gli europei sarà impossibile da risolvere pacificamente. Un contesto futuro che probabilmente risuonerà simile, ma allo stesso tempo diverso dalle storiche guerre puniche d'epoca romana. Inoltre c'è 4. Il legame energetico e commerciale dell'Europa con la Russia. La Russia ha una curva demografica calante ed un'economia che poggia sull'esportazione di materie prime ed energia ed armamenti, subendo contestualmente delle broken arrow. E quindi la Russia tenderà ad essere sempre più debole con il trascorrere del tempo. La Russia post-uralica è anche la Russia siberiana, e quest'area probabilmente sarà un importante obiettivo per i players in Asia, che prima o poi finiranno per scontare i danni del cambiamento climatico, avendo necessità di migrazioni e/o d'accesso a più risorse per mitigare i danni del cambiamento climatico. Una piccola pillola al termine di questo episodio per far riflettere. Cosa sarebbe successo se l'impero romano non fosse mai stato scisso nel 395 d.C.? Cosa sarebbe successo se non fosse caduto l'impero romano nel 476 d.C.? È una storia ucronica, difficile da immaginare. Molte speculazioni astratte che appartengono spesso al dominio della fantascienza, ma di certo sarebbero scoppiate meno guerre in Europa, l'ONU sarebbe stato meno affollato. Forse sarebbe stato più facile mettere d'accordo meno persone di quanto sia fattibile oggi trovare un accordo tra sistematici vecchi e centinaia di diplomatici di stati diversi.